Vittoria sfumata per gli azzurri, il Canada ha vinto il torneo. Si è conclusa ai calci di rigore la finalissima del Mundial Beach Soccer andata in scena a Marotta lo scorso fine settimana. In una beach arena allestita per l'occasione, la sesta tappa ha registrato il tutto esaurito, dove le emozioni, i campioni, le grandi giocate e il divertimento l'hanno fatta da padrona. L'evento, promosso dalla Proloco con la collaborazione dell'ASD Marotta e il patrocinio del comune di Mondolfo, si è concluso domenica scorsa con la partita per il terzo e quarto posto, vinta dall'Argentina, che ha battuto la Svizzera con un rotondo 10-3, e poi con la finale tra Italia e Canada. Ma vi mantenete in allenamento e sicuramente anche un modo per rimanere in contatto fra di voi. Sì, ci divertiamo anche se l'età va avanti, e giocare sulla sabbia è molto più faticoso che giocare su un campo di calcio normale, però dai, è divertente, fin quando le gambe reggono andiamo. E anche la passione. Assolutamente, quella c'è sempre. Davanti a tribune stracolme, alle ore 18 sono scesi in campo gli azzurri e i canadesi. La nazionale italiana è stata accolta da un calore enorme, applausi, ola in tribuna e poi tutti insieme a cantare l'inno. Tra i più applauditi Marco Del Vecchio, capitano e marottese d'adozione, premiato miglior giocatore, e Luca Cavalletti. Per il portiere della SD Marotta si è realizzato un sogno, è stato infatti selezionato da Maurizio Iorio e farà parte nei prossimi mesi del team azzurro. Il mister dell'Italia, prolifico goleador con la maglia di Roma, Inter, Torino, Verona e Bari, che ha portato il beach soccer in Italia, ha schierato nel corso del match, tre tempi da 12 minuti, Pellizzoli, Cudini, Tonetto, Toppi, Tangorra, Ganci, Belardinelli, Cavalletti e le due stelle, Di Livio e Del Vecchio. Un mix di giocatori con un glorioso passato tra Serie A e Nazionale e giovani di belle speranze. Un grandissimo avversario, perché bisogna riconoscere e dare i meriti a un avversario molto forte. La partita è stata bellissima, emozionante. Il calcio è questo, a volte si vince e a volte si perde ai rigori. Però c'è stato molto impegno e c'è stato molto entusiasmo, molto affetto da parte di questa splendida località che si chiama Marotta, e siamo contenti comunque. Una grande sfida che è stata vinta purtroppo non dalla squadra italiana ma sicuramente dal comune. Sì, abbiamo vinto questa sfida tutti assieme al comune di Mondolfo, assieme alla Proloco Marotta, assieme all'Italia Beach Soccer, e ci abbiamo creduto già da un anno che abbiamo fissato questa tappa, e siamo davvero soddisfatti perché c'era tantissimo pubblico, non bastavano neanche le tribune oggi. È davvero un bellissimo spettacolo per il nostro lungomare, per i nostri turisti, e anche un momento davvero di promozione turistica per tutto il territorio di Mondolfo e di Marotta.